In compagnia di Alberto Adotti parliamo di questo, di cui è autore, parliamo di questo libro, Il fango, la neve, il marmo, che è un libro appunto che ricorda, anzi racconta storie di vite stroncate dalla guerra del 15-18. È un'opera di valore storico che emerge dalle vicende individuali che assurgono, secondo me, a vera documentazione storica. Ad Alberto Adotti chiediamo come ha avuto l'ispirazione per questo libro. Dunque, l'ispirazione è avvenuta nel lontano 1959, quando ho avuto l'onore di fare la guardia al Milite Ignoto. Quindi, praticamente, stando in quella posizione e avendo il privilegio di essere vicino a questo, a quello che noi riteniamo un simbolo patriottico della patria, mi ponevo il problema di chi fosse, quindi passavo le ore domandandogli chi era, perché e come era deceduto e come era arrivato a Roma, perché era stato scelto lui, perché diciamo lui è l'undicesimo dei militi che sono stati scelti in una cerimonia marziale e religiosa ad Aquileia. Gli altri 10 militi sono rimasti ad Aquileia e lui invece è venuto a Roma. Quindi io, stando vicino a lui, col mio fisico, col mio corpo, la notte, il giorno, stando lì vicino, sentivo questa necessità di sapere chi fosse. Quindi domandavo, naturalmente non c'erano delle risposte, però io mi ponevo i problemi. Stiamo parlando della guardia, ovviamente, che fanno i soldati, i vari corpi che si avvicendano al Milite Ignoto a Roma, a Piazza Venezia. Queste storie che hanno praticamente 100 anni, però sono in qualche modo senza tempo, cioè fanno parte della storia di questo paese, una storia non molto nota. Sì, non è nota perché probabilmente abbiamo perso tutti quanti il significato del valore della patria. La patria, intesa come altare della patria, si identifica in un simbolo laico, in quanto c'è una routine di Stato nei confronti di questa salma che giace lì. Quindi c'è un andirivieni su questa gradinata di posa di corone, di fiori, un rituale messo a punto del nastrino, e poi si scende e si va via. È la rotatoria di Piazza Venezia con tutto il traffico, le strombazzamenti, le cose varie, eccetera. Ma se noi invece andiamo ad Aquileia, ritorniamo indietro, facciamo un viaggio all'inverso, ci troviamo in un luogo dove lì veramente batte il cuore, pulsa il cuore della patria. Perché questo luogo, dietro alla basilica romanica di Aquileia, c'è il cimitero degli eroi e ci sono sepolti i primi 100 caduti per la liberazione di Aquileia dall'occupazione austriaca, e sono schierati come in un campo di Marte con il sacello davanti a loro, dove riposano i 10 che sono rimasti lì dopo la cerimonia per la scelta dell'undicesimo che è venuto a Roma, coperti dal tricolore. Lì si sente proprio l'atmosfera fra i cipressi, il silenzio, queste tombe che sembrano realizzate in quel momento, perché per chi non c'è stato, probabilmente per chi non crede, è una cosa, come posso dire, quasi surreale. Per chi crede invece si immedesima in questo posto. Queste tombe, questi sacelli sono tutti in terra battuta, con la croce cesellate di bronzo che li ricopre. Sono tutti schierati questi 100 a terra. E appunto in fondo, come se fosse una compagnia di eroi, il comando col sacello
dei 10 ignoti. E di fronte a loro è sepolta anche Maria Bergamo, che praticamente è una madre di un caduto, è stata la persona, la donna che è stata scelta nella cerimonia religiosa dentro la Basilica d'Aquileia per identificare una salma da mandare a Roma. Quindi questa donna rappresenta, questa salma di questa donna praticamente rappresenta tutte le madri d'Italia ed è una cosa veramente suggestiva e estremamente commovente. Bene, soltanto un accenno storico, di tutte queste storie, sono una decina di storie, ecco, come ha fatto a ricostruirle? L'ho ricostruite, e questa è una domanda veramente molto interessante, l'ho ricostruite con questa ispirazione che ho avuto, queste persone si identificano con delle realtà, che sono tutti quanti simili, anche se è di estrazione sociale diversa, però sono tutti quanti simili e tutti hanno avuto una morte tragica. Ho ricostruito queste storie identificando, diciamo, le varie tipologie di armi, di soldati, e quindi naturalmente prevalgono le truppe di militari di leva e non certamente le alte sfere. Certo. Grazie allora Alberto Adotti, ricordiamo Il fango, la neve e il marmo 1915-1918, Iride Rubettino Editore. Grazie. Sì.